Ok guys, oggi un video un po' specifico perché voglio dedicare questo video a chi come me sta cercando di arrivare alla Damasco e quindi fare oro le due armi che ci mettono un po' i bastoni tra le ruote. Ovvero ragazzi, scudo e coltello. Io questi due ragazzi li ho tenuti per ultimo, li sto livellando adesso e ho capito, diciamo, una sorta di trucchetto per velocizzare un po' tutto il processo, no? Per farli arrivare oro, ovvero per quanto riguarda lo scudo, ragazzi, chiaramente quando livello lo scudo mi tengo come secondaria il coltello, in modo tale da cercare di portare avanti in contemporaneo, magari anche nella stessa partita, tutte e due le armi. Però ho capito che ci sono degli accorgimenti da prendere nel momento in cui si entra in gioco. Per quanto riguarda le specialità, ragazzi, ho messo artificiere, perché come molti di voi sanno, quando qualcuno vede un nemico con lo scudo, la prima cosa che fa è o lanciare un C4 e cercare di arrivare dietro per poi poterlo uccidere, o lanciare granate, qualsiasi cosa che possa esplodere e farlo saltare in aria. Con artificiere annullerete questo problema, perché per uccidere un nemico ce ne vogliono due, sia per quanto riguarda un C4 sia per quanto riguarda una granata. Vi posso assicurare che l'ho provato e mi è servita in molti casi. Secondo, ragazzi, rifornimento. Ho accessoriato questo perk solo esclusivamente per un motivo che tra poco vi spiegherò. Terzo perk, ragazzi, esperto navigato, solo esclusivamente per evitare che qualcuno ti lanci qualsiasi cosa che ti possa stunnare o intossicare ed evitare così anche questo problema. Andiamo all'equipaggiamento, sia letale che tattico. Ho adoperato rifornimento come perk proprio per avere sempre a disposizione questi due equipaggiamenti, ovvero la termite, che in questo caso vi servirà un esempio banale per bloccare magari la strada a qualcuno che vuole scappare, in modo tale anche di incastrarlo come un topo in gabbia. E secondo, ragazzi, la flashbang, perché la flashbang, oltre chiaramente a stunnare l'avversario, quando vi avvicinate a un avversario stunnato, per ucciderlo con lo scudo vi basterà solo un colpo, perché come ben sapete per uccidere un avversario con lo scudo ce ne vogliono due. Chiaramente potenziamenti da campo, ragazzi, non sto neanche a dirvi quanto sia utile silenzio di tomba, questo in più con il coltello, perché vi permette di muovervi alle spalle dell'avversario senza che nessuno se ne accorga. Ho messo anche l'infiltrazione tattica, perché in alcuni casi coronavirus in alcuni casi potete proprio fregare l'avversario con l'infiltrazione tattica, perché potete sponare alle spalle senza che lui se ne accorga. Questo, diciamo, che lo utilizzo molto 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 meno. Ma passiamo al coltello, ragazzi. Il coltello c'è poco da dire, nel senso che rispetto allo scudo è un pochino più semplice, ma solo ed esclusivamente perché vi permette di muoverti con velocità ed agilità. E diciamo che secondo me l'aggancio, nel momento in cui vai a dare la coltellata, è molto più semplice rispetto agli altri coltelli. Cioè, c'erano veramente tipo Black Ops 4 che quando usavo le armi corpo a corpo per agganciare un avversario e colpirlo, veramente stavo lì un quarto d'ora, sembrava che stavano facendo a schiaffi. E poi li pigliavo io però gli schiaffi. Invece quest'anno non è così. Però c'è un trucchetto per rendere un po' la cosa, il processo di livellaggiamento dell'arma, ovvero giocare a modalità infetto. Ho provato appunto a giocare a infetto e farmi infettare subito, e diciamo che il gioco di livellare l'arma diventa molto più carino e molto più facile, perché il fatto che quando sei infettato in quella modalità hai proprio lo stimolo di andare in giro, e il dovere chiaramente, ad accoltellare gli avversari, quindi diciamo diventa il tutto più semplice e molto molto più divertente rispetto a che giocare normalmente col coltello, che diciamo che tutto questo diventa un po' molto più difficile. L'ultimo accorgimento, ragazzi, cioè io parlo per me, nel senso che lo scudo lo faccio solo ed esclusivamente su Shipment. Uno, perché la mappa è piccola ed è piena di cunicoli dove puoi incastrare gli avversari. E due, perché vi permette magari di fare in una partita anche 20-30 kill con uno scudo. Se voi provate a utilizzare lo scudo in qualsiasi altra mappa, ragazzi, 30 kill con lo scudo le fate in 3 partite, ma se vi va proprio di lusso. Questo chiaramente vale anche con il coltello, sì e no, nel senso che chiaramente col coltello in shipment ne fai veramente sempre di più una vagonata, ma il coltello lo potete sempre utilizzare come seconda arma nel momento in cui giocate in qualsiasi modalità, e se trovate un nemico in cui avete la possibilità di accoltellarlo lo fate.
io non uso lo scudo nelle modalità normali perché mi trovo veramente scomodo, quindi lo faccio solo esclusivamente per livellarlo e lo utilizzo solo per uno scopo, ovvero la Damasco. Quindi raga, partita infetto di notte, che sinceramente non ho mai giocato, quindi speriamo che siamo i primi noi a essere infettati automaticamente, o appena vediamo un infetto ci facciamo infettare. Ok, non sono io il primo. Ok raga, sono infetto ufficialmente, quindi primo ucciso malamente. Quindi raga, in questo caso, oltre al fatto che siete stimolati a utilizzare il coltello, anche perché non avete proprio scelta, no? Cosa anche importante, ragazzi, infiltrazione tattica, utilizzatela sempre. Sempre, raga, proprio categoricamente. No, ma l'avevo preso! L'ho preso! Oddio, sto male. Oh mio Dio! Sto facendo canestro con questi... Oh no, non lo sapevo! Riprovo! Con estrema velocità! Oh, l'hanno già infettato! Via! Ce n'è un altri due! Dovranno caricare questi due. Oh, uno preso! Uno morto! Sono diventati zombie cadendo nel vuoto. E via, ho ucciso! Ho fatto l'ultimo. Raga, scudo, coltello e scatta l'ignoranza. Oh, un bel topo in gabbia. Questo è mio. What's up? Allora, stuniamo. Termite. Mi ha attaccato la granata. Questo è mio, questo è mio. Cosa muori, sputosa dalle spalle? Cosa vuoi fare? Vuoi affrontarmi? Ok. Vai, topo in gabbia. Topo in gabbia, via, mojo. Topo in gabbia, topo in gabbia. È sempre una sudata quando uso questo scudone. Ok raga, fatemi sapere se anche voi siete in direzione della Damasco e quante armi effettivamente vi mancano per poterla sbloccare. E chiaramente se avete già fatto lo scudo e il coltello, datemi anche dei consigli per migliorare un po' questa tecnica, accelerare un po' la tempistica. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Bella!